Con la possibilità di celebrare le messe con i fedeli, sono state quasi 300 le cerimonie religiose celebrate all'interno della diocesi di Lucca, per la precisione 299. La maggioranza sono state celebrate nelle chiese ed in alcuni casi sul sagrato davanti alle stesse. Per rendere possibile tutto questo è stato determinante il ruolo dei volontari. Così ad esempio nel Duomo di Castelnuovo, tra sabato e domenica sono state celebrate 6 messe grazie ai 3 parroci presenti, ma soprattutto grazie alla collaborazione di circa 40 volontari che hanno accolto i fedeli accompagnandoli nei posti disponibili. Al termine di ogni liturgia hanno poi provveduto a sanificare gli ambienti per renderli fruibili per la successiva celebrazione. Per quanto riguarda la presenza dei fedeli è stata notevole in tutta la diocesi. Sono circa 20 le chiese che hanno registrato il tutto esaurito secondo i posti disponibili con le misure di distanziamento previste. Anche in tutte le altre chiese comunque la partecipazione è stata buona. Noi TV, per raccontare della nuova partecipazione al culto dei fedeli, è salita a Capraia, un piccolo borgo montano dell'Appennino Tosco-Emiliano nel comune di Pieve Fosciana. In questo paese è presente un eremo con il suo sacerdote che svolge anche il ruolo di parroco in alcune comunità della zona. All'interno dell'eremo, peraltro completamente restaurato, si può apprezzare una pala di Madonna con Bambino di Pietro d'Atalada. Per il ritorno delle funzioni aperte ai fedeli, poco sotto l'edificio sacro, la comunità di Capraia ha ripulito e allestito un'area per la celebrazione della Santa Messa. Domenica 25 maggio sono stati circa una cinquantina i fedeli che hanno assistito alla celebrazione all'ombra dei castagni, tutti con mascherine a distanza di sicurezza l'uno dall'altro, ad eccezione ovviamente dei componenti dello stesso nucleo familiare, che hanno potuto farlo senza preoccuparsi delle distanze minime tra di loro. A celebrare la Santa Messa in questo luogo davvero speciale è stato Don Fulvio Calloni. Uno dei posti più adatti per ricominciare. Certo, la chiesa è molto bella, è molto significativa, però come mi sembra di essermi espresso, questa cattedrale dove le colonne sono i castagni e dove la volta dell'abside è il cielo è veramente una delle cattedrali più belle del mondo e forse qualche vescovo me la invidia.